Tassi di usura fino a quasi il 500% annuo. Una vita infernale quella di un commerciante della Locride che con la sua denuncia ha permesso alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri di eseguire un provvedimento di fermo a carico di 34 persone legate alle cosche di 'Ndrangheta operanti nei comuni della fascia ionica della Locride, gli Ursino, Macri e gli Ierino di Gioiosa Ionica, i Rumbo, Galea, Figliomeni di Siderno, i Bruzzese di Grotteria e i Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica. Ma guardi, in questo momento io credo che la gente cominci a capire che si può fidare di questo Stato. E credo che ci sia un avvicinamento un po' in tutti i territori. E io credo che la conseguenza di questo avvicinamento è quello che sta avvenendo nei vari territori, sulla Ionica, come sulla Tirrenica, come sulla città. Tanti danneggiamenti, tanti incendi, tante esplosioni di colpi di arma da fuoco. La 'Ndrangheta non avrebbe bisogno di essere così emergente. Ha sempre utilizzato la strategia della sommersione. Se ha cambiato strategia, evidente, è perché ha paura che la gente abbia sempre più fiducia dello Stato. Ecco, ci troviamo in un momento in cui o si fa una scelta ferma da parte di chi subisce, oppure è evidente che la 'Ndrangheta riprenderà in pieno il controllo del territorio.